La Muta, uno dei dipinti di Raffaello più celebri ed apprezzati, fedelmente riprodotto in uno splendido fondale di 8 metri per 6. È stato il momento più toccante dell'evento conclusivo della Muta nel terzo millennio. Il progetto voluto dalla CNA di Pesaro Urbino, Accademia di Belle Arti, CNA Artistico Tradizionale Nazionale e Royal College Art di Londra. In sostanza è stato un entusiasmante percorso di reinterpretazione del capolavoro di Raffaello, secondo la visione degli studenti delle due accademie e dei sarti ed orafi della CNA. A coordinare il tutto il pittore Rinaldo Rinaldi, insieme agli allievi del biennio di scenografia. Il pubblico presente al Teatro di Urbino ha potuto poi ammirare il lavoro dello staff con l'ausilio di un filmato e l'accompagnamento delle note del pianista Mario Mariani. Le interviste con la collaborazione di Claudio Salvi. Moreno Bordoni, segretario provinciale della CNA, è patron della sfilata di moda dove si propone della bellezza. Qui oggi parliamo di nuovo di bellezza, la CNA sempre più impegnata sul fronte della promozione, della qualità, del Made in Italy e della bellezza. Assolutamente sì, la bellezza fa parte di una delle caratteristiche più importanti che gli artigiani possono esprimere nel loro lavoro. Lo facciamo con la moda, lo facciamo con l'arte, lo facciamo con l'artigianato artistico, lo facciamo unendo tutte queste grandi capacità che hanno i nostri artigiani di essere in fondo al cuore degli artisti. Nasce così l'artigianato nella storia. Oggi abbiamo rappresentato con la Muta Terzo Millennio un progetto straordinario. Abbiamo unito l'arte, il saper fare, la manualità insieme alla grande capacità che hanno gli studenti di proporre il nuovo partendo dal passato. Vedere queste bellissime rappresentazioni dei giovani studenti italiani e inglesi oggi qui al Teatro Sanzio è stata davvero un'emozione che ci ripaga di un anno di lavoro, perché la CNA è sempre in prima fila per promuovere non soltanto le attività artigianali ma tutto il territorio in cui la CNA lavora. Quindi oggi sono davvero orgoglioso e soddisfatto di essere segretario di una così grande associazione. Alberto Barilari, presidente della CNA di Pesaro Urbino, dunque lei ha parlato di importanza dell'artigianato, delle botteghe artigiane, del loro collegamento con l'arte, con la storia. Ecco, qui CNA si cammina insieme al mondo dell'arte. Ecco, un altro progetto che vi vede protagonista. Sono veramente contento che CNA sia stata capofila di questo importante progetto. Questa sera il tempo della manifestazione non rende onore a tutto il lavoro che c'è stato nell'anno passato, chiaramente una battuta. Comunque arriviamo a un importantissimo risultato, che è quello di mettere in evidenza non solo le nostre bellezze artistiche che Urbino conserva, le opere di Raffaello. Il ritorno di questo importante ritratto dal restauro è stato la cosa che ci ha fatto scattare l'idea di fare questo tipo di iniziativa, che ha voluto chiaramente coinvolgere i giovani dell'Accademia delle Belle Arti, e abbiamo cercato di mettere in piedi e di valorizzare quelle che sono anche le nostre botteghe artigiane, che poi sono state le artefici della creazione di questi abiti e di questi oggetti che poi erano stati pensati e progettati da questi giovani. Quindi anche l'orgoglio di rappresentare le nostre imprese che ancora mantengono quella tradizione, quella manualità che ci è riconosciuta in tutto il mondo e che noi dobbiamo salvaguardare a tutti i costi. Tant'è vero anche la mia esortazione verso le istituzioni a far sì che si creino sempre più le condizioni perché questo possa essere, va proprio in questa direzione. Perché ogni bottega, ogni attività che chiude e non riusciamo a recuperare la manualità delle persone che l'hanno portata avanti negli anni, nei decenni, è un patrimonio perso, ed è perso per sempre. Non ce lo possiamo permettere. Il mondo da noi vuole gli oggetti belli, la bellezza, vuole l'arte. Quando vieni in Italia vuole il Made in Italy. Il Made in Italy si preserva anche preservando queste produzioni, queste manualità che per noi sono una ricchezza assoluta. Sofia Vernaleone dell'Accademia di Belle Arti, dunque ci racconti qual è stato il vostro lavoro per questo appuntamento con la Muta del Terzo Millennio? Sì, il tutto è scaturito da questo importante evento dell'esposizione del capolavoro di Raffaello restaurato, dal quale è nato questo progetto, la Muta del Terzo Millennio, in cui diversi artisti hanno avuto la possibilità di reinterpretare appunto l'opera.
Per la premiazione noi abbiamo realizzato questo fondale che riproduce per l'appunto in scala maggiore l'opera di Raffaello. 8 metri per 6. Precisamente 8 metri per 6. Diciamo che per molti di noi era la primissima esperienza in questo genere di maestranza, ma quello in cui noi mancavamo per abilità che non abbiamo avuto modo di sviluppare prima c'è stato suggerito innanzitutto dal nostro maestro Rinaldo Rinaldi, che è un pittore di scena eccellente, ci ha potuto indirizzare in questa occasione, e poi anche la stessa cornice che ha ospitato questa realizzazione, ovvero il Teatro Sanzio, che come ogni teatro non poteva che ispirare qualcosa di bello. Insomma, tutto il resto spero che sia la Muta stessa a comunicarlo, anche se il gioco di parole è un po' strano. Umberto Palestini, direttore dell'Accademia di Belle Arti, dunque si chiude con questa performance e la premiazione il progetto La Muta del Terzo Millennio. Possiamo riassumere questo lavoro che avete, questo percorso che avete fatto insieme alla CNA? Beh, quello è stato di vincere una sfida di carattere internazionale. Abbiamo invitato il Royal College of Art di Londra perché pensavamo che Urbino meritasse un partner di carattere europeo, hanno risposto bene, sono stati con noi, abbiamo lavorato mettendo insieme la sapienza artigianale con la manualità ideativa di un'accademia, e credo che siamo riusciti in qualche modo a segnalarci per l'effetto di qualità di straordinaria importanza che tutto l'evento è riuscito ad avere. L'Accademia ha sempre un ruolo più importante per Urbino e non solo per Urbino? Beh, l'Accademia deve avere un ruolo, che poi sia importante per Urbino questo ci onora se riusciamo a fare davvero bene il nostro lavoro. Noi ci auguriamo di collaborare, di essere fattivi anche prossimamente, con il 13 di maggio ci sarà Nutrimentum, invitiamo tutti, grazie. Roberto Annibali, presidente della CNA di Urbino, dunque si chiude quest'oggi con questo evento al Teatro Raffaello Sanzio, il progetto che avete portato avanti insieme all'Accademia. Lei è stato uno dei principali artefici di questo progetto. Sono molto contento che siamo arrivati alla conclusione, perché è stato un lavoro molto, molto impegnativo, ci ha impegnato molto tempo, però è stato un grande piacere. E sono contento della riuscita dell'evento perché è stato apprezzato, ho visto tanta gente interessata all'evento appunto, e voglio ringraziare tutti quanti, ma soprattutto i giovani, i ragazzi della nostra Accademia di Urbino e dell'Accademia di Londra. Quindi un ringraziamento a tutti quanti e cominciamo a pensare a qualcos'altro, perché la CNA deve lavorare e portare avanti qualche altro progetto. Non dimentichiamo poi che la CNA ha contribuito a restaurare la casa di Natale di Raffaello, la bottega di Giovanni Santi. In effetti è vero, sì, è stato un impegno anche economico da parte nostra, perché abbiamo restaurato con le pitture la bottega di Giovanni Santi, abbiamo rifatto tutto l'impianto elettrico grazie anche al contributo di Enel e al nostro impegno, che comunque è stato importante appunto. Al termine la cerimonia di premiazione con riconoscimenti consegnati per il Royal College of Art di Londra a Sibel Cavalli Bastos e Paola Knorr, per l'Accademia di Belle Arti di Urbino Andrea La Rocca e Dario Picariello. Prestigiosissima la giuria con la stilista Alberta Ferretti, la direttrice di Marie Claire Italia Antonella Antonelli, la direttrice di Flash Art Arianna Rossica, il direttore del Museo Madre di Napoli Andrea Villani, l'artista Paolo Canevari. All'ingresso del teatro un'altra originale performance con una modella avvolta da pneumatici e camere d'aria che gli spettatori potevano gonfiare tramite delle pompe manuali, ed ispirato ovviamente alla Muta di Raffaello, ma anche al femminicidio e alla violenza alle donne a cura di Noa Pane.